Controlli del territorio nel weekend. Rubata la carrozzina Giusy Barraco. Screening a Mazara, 55 positivi al tampone rapido. Sempre silenzio sulla vicenda dei nostri marittimi. Buon inizio settimana e ben ritrovati con l'informazione di Tele 8. Apriamo il nostro TG con la cronaca. Sono oltre 10 gli arresti di extracomunitari solo nel mese di novembre eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani per il reato di reingresso illegale sul territorio nazionale. Si tratta di soggetti, tutti sbarcati clandestinamente sull'isola di Pantelleria in varie giornate del mese in corso, che giunti presso il centro per i rimpatri di Contrada Milo, sono risultati, al termine dei previsti accertamenti, destinatari di decreti di espulsione e di respingimento con accompagnamento alla frontiera. E torniamo a parlare della notizia della quale già vi abbiamo dato contezza nel TG di venerdì, quella della morte del neonato. Sarà effettuata oggi pomeriggio o domani mattina l'autopsia sul corpicino. Ascoltiamo il servizio. Sarà effettuata tra oggi pomeriggio e domani mattina l'autopsia sul neonato trovato morto col cranio fracassato nel cortile di un condominio alla periferia di Trapani. L'esame, che verrà svolto presso l'Istituto di Medicina Legale di Palermo, servirà a capire se il piccolo fosse vivo quando è stato lanciato nel vuoto. Quest'oggi il GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo, giudice Federico Cimò, deciderà sulla convalida del provvedimento di fermo della madre minorenne per infanticidio. La ragazza si trova in custodia cautelare in una struttura protetta della provincia di Caltanissetta ed è da qui che assisterà in videoconferenza all'udienza. E i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno denunciato una donna di 61 anni con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica e riciclaggio. Durante i controlli i militari hanno scoperto in casa della donna un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Sempre durante lo stesso controllo hanno sequestrato un trattore agricolo cingolato, risultato rubato, e sul quale era stata apposta una targa di un altro mezzo agricolo. E in tre, con il volto coperto dal casco, hanno sfondato la vetrata del ristorante ai Bastioni di via 30 Gennaio a Trapani. Una volta dentro, i ladri hanno rubato due televisori, bottiglie di vino e il registratore di cassa. Uno dei due televisori è stato poi ritrovato in via Fontanieri, nei pressi del locale saccheggiato. Sulla vicenda indaga la polizia. E una notizia che vi abbiamo dato anche nei nostri titoli: a Giusy Barraco, campionessa paralimpica di nuoto, ha fatto l'amara scoperta del furto della sua carrozzina. I ladri hanno messo a soqquadro la sua casa di Petrosino nella zona balneare del Biscione, portando via soltanto la sua sedia a rotelle. Di recente Giusy Barraco, che nel luglio del 2016 a Napoli si era laureata campionessa italiana paralimpica nel nuoto, si era fatta promotrice di una raccolta fondi per l'acquisto di una sedia da mare per disabili. «È come se mi avessero rubato le gambe», ha detto Giusy Barraco, che ha bisogno della carrozzina per spostarsi e svolgere le sue attività quotidiane. «Sono arrabbiata», ha continuato, «perché per loro sarà qualcosa di non prezioso, poco importante, ma per me la sedia a rotelle rappresenta le mie gambe con cui mi sono sposata, i miei ricordi, tanti ricordi, e fa parte di me». Ci auguriamo ovviamente che Giusy possa ben presto ritrovare la sua carrozzina. E adesso parliamo di coronavirus e della due giorni di screening che si sono svolti in tutta l'isola, nelle maggiori città. In 48 ore in Sicilia sono stati espletati 30.620 tamponi rapidi effettuati su cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione. Un'organizzazione fatta tramite drive-in allestiti in circa 30 città dell'isola. Sono stati individuati e isolati nei vari territori 930 positivi al Covid-19, ai quali è stato già effettuato nel loco il test di conferma con tampone molecolare. E tra le 30 città cittadine che hanno aderito all'iniziativa c'era anche Mazara del Vallo. Nella due giorni a Mazara, con oltre 1.400 test rapidi effettuati, si è conclusa ieri la seconda giornata di screening Covid-19 dedicata agli studenti degli istituti superiori organizzata dall'ASPA di Trapani su una campagna di sensibilizzazione promossa dall'Assessorato regionale della Salute. Nella giornata di sabato, presso Piazzale Giovan Battista Quinci, sono stati eseguiti 1.432 tamponi rapidi e sono risultate positive 40 persone. Nella giornata di ieri, i tamponi eseguiti sono stati 808 e sono risultate positive 15 persone.
Sommando pertanto le due giornate, su 2.240 tamponi sono risultate positive complessivamente 55 persone. L'iniziativa, coordinata da Mario Minore, responsabile dell'unità operativa gestione emergenza e urgenza territoriale dell'ASP di Trapani, ha visto l'effettuazione di test rapidi rinofaringei con metodo drive-in su una popolazione scolastica provinciale complessiva di circa 22.500 individui e ai rispettivi nuclei familiari. Una bella notizia è rappresentata dall'impiego per questi due giorni di giovanissimi medici appena laureati che hanno dimostrato grande professionalità, supporto prezioso da parte dei volontari della Misericordia e della Croce Rossa Italiana. E complessivamente nella provincia di Trapani sono stati 10.529 i tamponi rapidi effettuati e 179 i casi positivi riscontrati. La campagna, promossa dall'Assessorato regionale per la salute, è stata coordinata da Mario Minore, responsabile dell'unità operativa gestione emergenza e urgenza territoriale dell'ASP di Trapani. Solo nella giornata di domenica 8 novembre sono stati effettuati 6.590 tamponi. Nel dettaglio, l'attività di screening ha portato per domenica 8 novembre, quindi per la giornata di ieri, a Trapani 1.993 tamponi con 34 positivi, 1.559 tamponi effettuati a Marsala con 8 positivi, 1.432 tamponi fatti a Mazara con 40 positivi, 746 quelli fatti ad Alcamo con 15 positivi riscontrati e 860 effettuati a Castelvetrano con 29 positivi riscontrati. Tamponi effettuati quindi per la sola giornata di domenica 6.590 con 126 positivi, mentre per il giorno prima, per la giornata di sabato, i tamponi totali effettuati sono stati 3.939 e i casi positivi 53. E sempre in tema di coronavirus, in Sicilia partono adesso i rimborsi per gli abbonamenti ai treni. Partono i rimborsi per gli abbonati al treno in Sicilia e si tratta di una misura che il governo Musumeci ha messo a punto assieme a Trenitalia per dare il giusto ristoro a coloro che a causa dell'emergenza Covid-19 e del lockdown di primavera non hanno potuto muoversi e dunque neppure usare il proprio abbonamento regionale. Una scelta doverosa inserita nel nuovo contesto virtuoso di crescita dei servizi e rinnovata attenzione al trasporto su ferro in Sicilia. Dopo anni di stasi, crescono i passeggeri, si investe sulle infrastrutture e sui nuovi treni, recuperando il tempo perduto e dando più attenzione agli utenti. Ed è quanto ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone a seguito dell'avvio delle operazioni di rimborso agli abbonati regionali Trenitalia. Per scaricare i moduli e tutte le info utili è opportuno consultare la pagina Trenitalia.com e selezionare la voce Sicilia, rimborso per mancato o parziale utilizzo dell'abbonamento regionale per Covid-19. Un appello al governo nazionale e regionale dai produttori di olio che, con i divieti sugli spostamenti imposti dal nuovo DPCM, stanno incontrando non poche difficoltà nella fase calda della commercializzazione della nuova annata in pieno svolgimento in queste settimane. In Sicilia, zona arancione, sono vietati gli spostamenti da un comune all'altro, cosa che impedisce di fatto ad un consumatore che abita ad esempio a Palermo o Trapani di spostarsi in provincia per l'acquisto diretto dal frantoio, pratica questa molto diffusa nell'isola, dove si preferisce rivolgersi direttamente ai produttori locali piuttosto che agli scaffali dei supermercati. E come ogni giorno dal 2 settembre parliamo dei nostri marittimi, nessuna novità ancora, la vicenda continua ad essere avvolta dal silenzio più totale. Abbiamo sentito stamattina familiari armatori quali ci hanno testimoniato che ancora nessuna novità di rilievo c'è in merito al loro rilascio. E nella giornata di ieri domenica il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato a Roma alcuni dei familiari dei 18 pescatori. Questo ovviamente è quello che ha dichiarato il leader, un pomeriggio romano, ha detto Salvini, con Cristina, Infase e Leonardo, moglie, figlia e armatore dei 18 pescatori di Mazara del Vallo che da 69 giorni sono prigionieri in Libia. In passato, ha continuato il leader della Lega Matteo Salvini, il governo ha pagato milioni per riportare a casa italiane e italiani. Perché per questi pescatori non muovo un dito? E poi un invito da parte del leader a una sveglia da parte del governo nazionale. Ed in materia di pesca, un crollo
delle vendite e quindi un allarme lanciato dalla marineria di Sciacca. Il prezzo, si legge, del pesce è calato del 30% nelle ultime settimane, ma a preoccupare di più gli armatori di Sciacca è il blocco della ristorazione. E ieri il presidente della cooperativa Madonna del Soccorso, Salvatore Scaduto, ha affermato: questa settimana almeno una parte dei pescherecci potrebbe già fermarsi. Ed ancora in Sicilia un parco progetti per un valore complessivo da 16,4 milioni di euro diretto al digital transformation delle aree metropolitane per implementare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione. L'Autorità per l'innovazione tecnologica della Regione Siciliana ha approvato nell'ambito dei fondi strutturali destinati alle grandi aree metropolitane e alle aree interne i progetti presentati dalle autorità urbane di Palermo e Bagheria, di Enna e Caltanissetta, Catania e Acireale, Marsala, Trapani, Mazara del Vallo, Castelvetrano ed Erice ed ancora Gela e Vittoria. Un parco progetti per un valore complessivo da 16 milioni 400.000 euro diretto alla digital transformation delle aree metropolitane per implementare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione. In particolare, il finanziamento prevede interventi mirati a raggiungere la piena interoperabilità delle banche dati pubbliche. Tali interventi comprendono prioritariamente la gestione dei big data provenienti dalle amministrazioni locali, anche ricorrendo a soluzioni cloud. Questo primo step di agenda urbana dà la possibilità a 9 grandi agglomerati urbani siciliani di potenziare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese, ottenendo grandi vantaggi dalla digitalizzazione e innovazione dei processi, nonché dall'armonizzazione e aggiornamento degli asset informatici esistenti. Si prevedono tempi veloci per l'avvio dei progetti nelle aree urbane interessate, in quanto entro l'anno i comuni riceveranno i decreti di finanziamento che permetteranno di avviare le gare di appalto per l'affidamento dei lavori. Il vicepresidente e assessore all'economia Gaetano Armao sottolinea che si tratta di un passaggio importante per accrescere l'offerta digitale nelle aree più densamente popolate e offre alla Sicilia una grande opportunità di sviluppo e di crescita. Ed è stata inaugurata nei giorni scorsi Casa Betania, una casa per padri separati. Abbiamo sentito, abbiamo le dichiarazioni del vescovo, del sindaco, del responsabile. Ascoltiamoli. Il contatto con la nostra gente nelle parrocchie e anche per le strade, per le piazze delle nostre città ci ha fatto incontrare una realtà che è molto ignorata in questo periodo, perché sono persone che non fanno gesti clamorosi e sono quei tanti mariti, papà che cacciati di casa o dovuti uscire fuori per mancanza di quella comunione che li allegava agli altri congiunti, si sono trovati dall'oggi al domani a doversi provvedere un tetto senza alcuna possibilità di dare risposte credibili. A questa esigenza abbiamo potuto dare una risposta perché qualche tempo fa, circa un paio d'anni fa, una famiglia mazzarese che abita oggi a Savona, non avendo più possibilità di utilizzare un piccolo appartamento qui in città, ha pensato bene di donarlo alla diocesi. L'abbiamo accolto, l'abbiamo ristrutturato e oggi inauguriamo questa bellissima realtà che potrà offrire a papà, mariti che non hanno più un riferimento domiciliare, un luogo nel quale ritrovarsi e nel quale avere quella pace e quella serenità che consentano loro di affrontare e superare adeguatamente un momento particolarmente difficile della loro vita. Un'ottima iniziativa della diocesi che rende disponibile una casa di accoglienza per papà separati. Questo è un fenomeno che abbiamo visto nell'ultimo decennio assumere dimensioni inquietanti, soprattutto nelle metropoli, anche del meridione, e che adesso cominciamo a rilevare anche sul territorio di Mazara. Questa è un'iniziativa che si integra perfettamente con quelle che il comune mette in campo di assistenza alla popolazione e con la quale sapremo lavorare in piena sinergia con il settore dei servizi sociali. E allora, grazie alla diocesi di Mazara che ancora una volta
dimostra di essere una presenza concreta nel nostro tessuto sociale, e la collaborazione con l'amministrazione comunale non mancherà certo di dare i suoi frutti anche in questa occasione. Lo scopo nostro qual è? Accogliere fraternamente questi papà e metterli a suo agio in questa casa che può ospitare 4 persone, non più di 4. È piccola, però è accogliente, molto bella, molto semplice, dove permette a questi papà di poter vivere una vita quantomeno più serena, più diciamo fuori dal contesto che potrebbe essere un po', a volte dico, anche pericoloso, perché poi la mente ti porta a pensare e ad agire in maniera diversa. E quindi qui questa possibilità ti dà di rimanere qui. Noi diamo la possibilità di rimanere 9 mesi, però è ovvio che se ci sono delle esigenze particolari diamo la possibilità di rimanere altri 3 mesi, quindi diciamo che ci possiamo allungare a un anno. E il rendiconto 2019, la modifica al regolamento Tari per la riduzione del 100% della quota variabile a tutti gli operatori economici colpiti dall'emergenza Covid, sono i due punti principali discussi ed approvati questa mattina dal Consiglio Comunale di Mazara del Vallo nella riunione in videoconferenza convocata dal presidente Vito Gancitano. Soddisfazione per l'approvazione dei due punti è stata espressa dall'assessore al bilancio Caterina Agate. Per quanto riguarda gli altri punti, nel corso della seduta sono stati approvati anche 4 debiti fuori bilancio e 6 delibere di presa d'atto relative ai controlli interni alla gestione per l'anno 2019. Sul fronte politico, invece, è stata ricostituita la nascita del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamo. Si ricostituisce nella sala 31 marzo 1966 il gruppo politico Movimento 5 Stelle Mazara, formato da Antonella Coronetta, Girolamo Billardello e Maurizio Pipitone, con la conseguente fuoriuscita dei suddetti consiglieri dal gruppo consigliare Gruppo Misto di Opposizione. Si ricomincia da quello che era stato il responso delle urne nell'ultima tornata elettorale, con la consapevolezza che la ritrovata unità di intenti può dare maggiore forza ed incisività al lavoro di un gruppo accomunato dalla stessa visione di bisogni, richieste e istanze della società di oggi. Antonella Coronetta sarà il capogruppo, mentre Maurizio Pipitone sarà designato vice capogruppo della nuova aggregazione consigliare. La linea politica, in continuità con quello che fino ad oggi è stato svolto all'interno del Consiglio Comunale, sarà quella dell'opposizione chiara, seria ed incisiva, secondo precisi valori e ideali che da sempre delineano la natura del movimento e lo caratterizzano rispetto ad altri gruppi politici, ma anche di proposta su punti programmatici del 5 Stelle e su tutti i temi cari ai cittadini mazzaresi. Spostiamoci adesso nella vicina Petrosino. Anche per il 2020 il Comune promuove l'assegno civico. La relativa delibera, proposta dall'assessore alle politiche sociali Luca Facciolo, è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta. L'avviso e il modello per la presentazione delle domande sono stati pubblicati oggi all'Albo Pretorio Online e sono scaricabili sul portale istituzionale del Comune di Petrosino. E con questa notizia io vi saluto e vi lascio con la programmazione di Tele8. L'appuntamento con la nostra informazione torna puntuale domani.